Restiamo in argomento. Sul comparto scuola si è concluso il confronto che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. I sindacati hanno ottenuto l'attivazione di un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi numerose, mediante lo stanziamento di risorse che consentano di assumere più docenti e personale amministrativo e all'ampliamento dell'offerta formativa. In relazione alle misure relative alla certificazione vaccinale, il Ministero dell'Istruzione si è impegnato ad aprire il confronto in merito alle osservazioni delle organizzazioni sindacali. A Ferragosto il sindacato Poste della CISL fa il punto su quanto svolto finora nel paese. Sono stati raggiunti diversi obiettivi, tra i quali il rinnovo del contratto collettivo del lavoro, l'accordo premio di risultato e l'accordo politiche attive del lavoro. Anche in Molise il sindacato ha in corso altre iniziative ad essere punto di riferimento per i dipendenti di Poste italiane. Tutto esaurito nel Parco San Giovanni a Campobasso per la serata finale della 3 giorni cinematografica dedicata all'attore molisano Elio Germano. L'attesissima serata finale della 3 giorni cinematografica dedicata all'attore Elio Germano, nell'ambito del calendario di eventi che orbitano attorno alla manifestazione Roccia Morgia 2021, ha riempito il parco di quartiere San Giovanni, andato già sold out da diversi giorni, tanta gente, tutta desiderosa di poter incontrare e ascoltare dal vivo l'attore originario della regione Molise. La serata ha visto prima della proiezione del film Volevo nascondermi la presenza di Elio Germano, impegnato a dialogare con lo scrittore Paolo Di Paolo e con il pubblico. Io sono molto contento di essere, come dire, cresciuto in Molise perché ho imparato il tempo circolare del mondo contadino. Il mio successo pensa che sia una cosa completamente casuale e accessoria, cioè nel senso che ciascuno di noi, se c'è un ristorante, se fai il medico, se fai l'insegnante, la cosa che puoi fare è fare il tuo lavoro bene e farlo bene vuol dire farlo per gli altri. L'attore Elio Germano, l'artista Elio Germano, oltre a essere molto bravo, ma questo non lo dico io, cioè quello che dico io forse ha un valore molto piccolo, ma è stato premiato quindi in palcoscenici internazionali. Quindi figuratevi se la città capoluogo non è orgogliosa di poter dare, insomma, un piccolo contributo alla storia ancora molto giovane, speriamo che ci siano ancora tantissime altre pagine da scrivere, di un attore che si è distinto così. E si sta distinguendo in modo così importante sui palcoscenici internazionali, ma si è distinto anche per il suo impegno civile. Continuo, costante, non fosse altro perché non penso che, insomma, anche le pellicole che guardiamo testimoniano, insomma, questa sua particolare attenzione per temi, insomma, importanti. Simbolicamente è veramente un pensiero, un ricordo. Consegniamo lo stemma della città di Ah, Campobasso grazie. su acciaio traforato, che è un lavoro antico che si faceva, insomma, e che ancora oggi ci sono degli artisti che portano avanti questa tradizione. Il ricordo di questa giornata e, perché no, insomma, di quanto siamo contenti come campobassani di avere un Grazie. molisano così illustre. Grazie di cuore. Grazie, complimenti Grazie. davvero. E seconda parte di Roccia Morgia 2021 a partire da oggi pomeriggio alla Morgia di Pietrafenda a Trivento per ricordare una pagina della resistenza partigiana nel 1943 lungo la linea Gustav in Alto Molise e in Abruzzo. A seguire i canti della resistenza con la cantautrice di San Salvo, Lara Molino. La rassegna artistica regionale riprenderà dopodomani lunedì 16 a Pietracupa.